Buongiorno a tutti, in realtà non è neanche buongiorno perché siamo quasi a mezzogiorno, anzi è mezzogiorno, quindi buon pomeriggio. E come vedete sto alla stazione di Bagnoli, bella e nuova, e in pratica sto andando ad un funerale, molto gioiosa come cosa da dire a inizio video, ma vabbè, succede, capita. Stamattina mi sono svegliato perché stanotte ho fatto la richiesta di assistenza per il telefono fisso di casa e mi sono ritrovato la telefonata del tecnico alle 8:30 più o meno, perché appunto il telefono, cioè in realtà la linea rallentava, non funzionava bene, e ho scoperto che la grandissima e bellissima velocità di cui vi ho parlato quando me l'hanno installata, cioè 100 in download e 20 in app, era un'offerta che scadeva il 25 dicembre, quindi in sostanza sono sceso di nuovo come velocità e non mi piace la cosa. Solo che ora, per poter riavere la velocità di prima e quindi sfruttare al meglio la fibra, devo vedere se ci sono dei costi aggiuntivi o meno e se conviene. Ovviamente a me converrebbe perché sto mettendo un sacco di tempo a caricare i video. Prima ci mettevo veramente un quarto d'ora, ora un'ora e mezza. Certo, rispetto alle 8-9 ore con Wind è sempre un guadagno, però non sono soddisfattissimo della cosa, mo vediamo un poco. È arrivato un pacchetto, ma non l'ho potuto aprire perché stavo scendendo. Ho lavorato tutta la mattinata e ora mi serve solamente di andare a Fuorigrotta per questo funerale. È la mamma di un'amica di famiglia che ieri mattina è andata via e poi devo tornare a casa e lavorare. Giornata molto pesante. E prima però di lasciarvi, vi lascio un video di ieri sera, perché mia madre ha sceso il cane prima di cena e si è ritrovata con un chiodo sotto la scarpa. Quindi vi faccio vedere l'entità della cosa, giusto perché neanche più sotto il palazzo è facile e normale, sicuro camminare. Guardate qua. Vedete quel puntino nero? Poi il puntino nero e la punta del chiodo. La miseria. È arrivato il mio frugale pasto con Netflix e penso che ci continueremo a vedere I Met Your Mother perché mi voglio male. A dopo. Spacchettiamo. Primo pacchettino, questo l'ho comprato su Wish a dicembre ed è arrivato oggi con 2 giorni di ritardo, se non sbaglio, o comunque in tempo. È una scemenza, ma siccome costava poco ho voluto fare la prova. Eccolo qua. Ah, ci sta anche l'attacco. Vedo un poco stupidotto, però proprio perché costava poco ho voluto vedere se valesse la pena. Lo vedo proprio una pazziella. È un tripod. Ah, è abbastanza rigidino da appoggiare. Magari la testa funzionerà poco, però ci sta anche l'attacco per telefono, che di norma è quello che dura di meno, perché l'effetto molla è quello che è. Vediamo un poco. Insomma, l'ho pagato, mi sembra, 1 euro solo la spedizione. Magari, visto che è così una pazziella, non sarà di quella stabilità eccezionale per cui vale la pena usarlo per le riprese in piano. Però io più che altro l'avevo preso, cioè tutto smangiato qui, non so se si vede, vedete la scanalatura così, chissà dove è stato incastrato. Io l'avevo preso perché volevo farci questa cosa qui con il telefono qua, in modo da usare questo per registrarmi e non
il telefono così che mi stanca il tunnel carpale perché sono nato vecchio. Al massimo, svitiamo un attimo. Al massimo fare così per alcune riprese. Male non è. Primo acquisto per queste cose qui. E ora Amazon. Mi sento a Natale. Non so neanche dove aprire. Ecco qua. Questa è mamma che litiga con il cane. Perché puzza di vomito? È micidiale. Cioè, parliamone. Tutto sto casino per questo. Allora, ho comprato perché in realtà io volevo accontentarmi di questo, ma ci ha messo un sacco di tempo e poi non mi avrebbe dato un vero e proprio appoggio e soprattutto non mi avrebbe dato una qualità che sia qualità. E quindi ho comprato questo della Manfrotto. Mi dovrebbe dare un minimo di qualità. Come si apre? Io vedo una linea tratteggiata, quindi da qua. Da dove si apre? Eccolo qua. Qui abbiamo un librettino di istruzioni che non finisce più. Sembra il bugiardino dei medicinali con quello che è questo strumento. Ma ora andiamolo a vedere nel dettaglio. Abbiamo un attacco a testa mobile ed è un po' come quello che ho comprato per il treppiedi. Questa parte qua. Quindi abbiamo un attacco per fotocamere e cellulari vari. Comunque qualcosa che va con il dado qui, non mi ricordo, 2 o 3 pollici, boh. E poi quello per GoPro, di cui non me ne farò niente perché la GoPro non la ho. Al massimo ci invento io qualcosa per attaccarmi. Poi abbiamo il pezzo vero e proprio, che io pensavo più grande in realtà da chiuso, che altro non fa che fare questo. Però questo è più leggero e piccolino, magari poco stabile. Avrei paura a tenere, visto la grandezza, il telefono qua. E poi invece abbiamo questo, che si svita qui, sarebbe il manico, e si può avvitare da qualunque. Oppure fare questo da piede e usare il piede stesso qui. Ok? Se questo lo uso come piede, il gommino va qui, se no lo metto lì qui. Perché questo poi è estendibile telescopicamente. Olè, bello. Mi piace. Un bel grip, mi piace molto, anche perché non è tubolare. Di solito queste cose le fanno tubolari per riprendere anche i piedi dei treppiedi, ma ci vuole. Però così dà anche quel senso di resistenza in più. Questo è quello che ho pagato di più come attrezzo, come strumento. E l'ho pagato, mi sembra, sui 30 euro, 38 euro. Quindi non poco. Però se mi serve, di certo sarà più facile fare i filmati e tutto il resto. Mi piace molto. Sono soddisfatto. Ci ho speso un botto, ma va bene così. Ora torno a lavorare perché c'ho un sacco di cose da fare. Devo finire di fare gli scontorni di quelle foto. Ci vediamo dopo. Del baretto! Ma giustamente loro non ti possono sentire perché io sto con le cuffie. Il che forse è meglio. Aspetta, aspetta, aspetta. Devo togliere le cuffie, ti devono sentire. Vai, abla. Ecco qua, striptease di prima mattina. Benvenuti in commento in diretta dal Cinino. Sono in differita, che arriva più tardi. Non lo so. Eh sì, perché tu mi rispondi con 2 secondi di ritardo. Allora, quello è Skype, sicuro. Fallo tu il saluto finale, vai, così chiudi tu. Il saluto finale di cosa? Quello là del Aspetta. blog. Ma com'è? Ti sei disconnessa? Ah no, eccoti No, qua. eccomi. È che volevo mettere in realtà ingrandire l'immagine e invece ho tolto il video. Come sono brutto. Qual è il saluto del... Va bene, diciamo che siamo stanchi, facciamo così, va. Non lo so, non me lo ricordo.
No, no, il fatto Che dello noia. schermo, che siamo stanchi, che volevi ingrandire invece le Ah, ruote. sì, no, infatti volevo ingrandire te perché poi alla fine il Un menu più comunque è grosso piccolo. Paola. Adesso ti vedo a doppio, cioè ti vedo con sullo schermetto piccolo e su quello più Fantastico. grande. Infatti, come cazzo si dà questo schermetto più grande? Non dovevo dire cazzo, siamo in una fascia Sì, protetta. protetta però. Protetta, sì. Ho protette. Lì sì, ce ne sono due, quindi per forza. Ok, basta. Metti le mani alla vulcano, vulcaniana. Vedi, non riesco a unire le mani, guarda. Va bene, fai un saluto come ti pare, così facciamo questa riunione e andiamo a dormire. Va bene, allora Lunga vita e prosperità. ciao. No!